Benvenuti alla puntata numero 26 di Electric Motor News. Come sapete, il Salone di Parigi incombe, il mondiale dell'automobile, e in questa puntata vi presenteremo alcune delle anteprime che verranno appunto svelate nella rassegna parigina dell'automobile. In più vedremo anche un servizio della SsangYong Corando in versione GPL che adesso viene proposta nel mercato italiano. Ma iniziamo subito appunto con questa vettura, SsangYong Corando in versione AGPL. Il più popolare dei modelli SsangYong si rende ora disponibile sul mercato con una gamma allargata che affianca alle motorizzazioni diesel un moderno propulsore 2 litri a benzina che, per andare incontro a una precisa tendenza di mercato, può essere equipaggiato anche con la doppia alimentazione benzina-GPL. Grazie a questa evoluzione, il crossover Corando diventa ancora più appetibile per quella clientela la cui percorrenza annua media non giustifica il ricorso al più oneroso motore diesel e contemporaneamente è molto sensibile alle questioni legate alle emissioni e ai carburanti alternativi. Il nuovo motore 2 litri a benzina è un moderno 4 cilindri con distribuzione a 4 valvole per cilindro capace di erogare la potenza massima di 149 cavalli a 6.000 giri al minuto e la coppia massima di 197 Nm a 4.000 giri al minuto. Le sue emissioni sono in regola con le norme Euro 5. In coerenza con la personalità crossover di questo modello, le motorizzazioni benzina e benzina GPL sono commercializzate esclusivamente in versioni a due ruote motrici, trazione anteriore, con un allestimento specifico. Il sistema di alimentazione a GPL è stato sviluppato in collaborazione fra SsangYong e BRC e gode dello status di impianto di fabbrica, ossia dell'omologazione costruttore fase 2. L'impianto adottato sul motore 2 litri del Corando è del tipo Sequent BRC, ossia fornisce il gas a ciascun cilindro attraverso un apposito rail e quattro iniettori specifici in modalità individuale e fasata. Questo sistema garantisce la migliore efficienza della combustione e il funzionamento più pronto e fluido e rende assolutamente inavvertibile il passaggio dall'alimentazione a benzina a quella a GPL. L'adozione di questo sistema non influisce sulla struttura della vettura e nemmeno sulla capacità del serbatoio carburante originale, che resta invariato. Il GPL viene infatti contenuto in un apposito contenitore di forma toroidale, ospitato nel vano destinato alla ruota di scorta, in questo caso sostituita dal kit di emergenza, quindi senza sottrarre spazio di carico. Il serbatoio, della capacità nominale di 77 litri, riempibile all'80%, accoglie fino a 61,5 litri di GPL, che in normali condizioni di marcia garantiscono un'autonomia aggiuntiva di circa 650 km nel ciclo combinato, alla quale si aggiunge quella assicurata dalla benzina contenuta nel normale serbatoio.